e Pietro Caliceti. Presentiamo il suo nuovissimo libro che è Beat Global, che è questo qua, Beat Global, e dopo parliamo di quello che dice. L'anno scorso è uscito, il 26 gennaio, 21 gennaio, sì. È uscito L'ultimo cliente, che ha avuto un discreto successo, penso che sì. Sarai contento di questo libro. Sono contento, no? Sì. È ancora sulla bocca di tutti, io tuttora ce l'ho sul banco, in esposizione, in vetrina, cioè è un libro che ha fatto un po' scuola, diciamo, perché è partito da un discorso molto americano, molto british della questione, no? Questi grossi autori come Grisham, come Forsyth, come Scott Arrow, e finalmente abbiamo anche noi il nostro autore italiano. Pietro, ci vuoi dire qualcosina, un po' un'introduzione, visto che devo ringraziare anche Piero da Saronno che è qua con noi, se vuoi raccontare qualcosa anche a chi ci segue magari per la prima volta, per chi non ti ha ancora visto. Ma partirei subito con il nuovo libro, per raccontarvi come mai sono arrivato a Bitcoin, meglio. Perché io questo libro ho iniziato a scriverlo verso la fine del 2014. A quell'epoca di Bitcoin in Italia veramente non sapeva niente nessuno. O meglio, c'era qualcuno che ne sapeva, ne parlava, ma erano veramente pochissimi, erano solo i più assatanati di computer, quelli che smanettano tutto il giorno, quelli al limite quasi degli hacker. Se non che io ho incontrato il Bitcoin proprio mentre stavo scrivendo L'ultimo cliente, perché chi l'ha letto forse se ne ricorderà, a un certo punto dell'ultimo cliente c'è un momento in cui il protagonista scopre un dio di riciclaggio abbastanza importante. Allora io sapevo già da prima, già dall'inizio di quando avevo iniziato a scrivere, che a quel punto avrei dovuto incrociare il tema del riciclaggio, però non avevo ancora chiaro fin dall'inizio come declinare questo tema, come imbastire una storia di riciclaggio, e non volevo cadere nei soliti stereotipi che si usano sempre, insomma. Quindi mi sono messo a cercare su internet per vedere se c'erano delle tecniche di riciclaggio moderne di cui magari nessuno avesse sentito parlare e che potessero aggiungere un elemento di novità al libro. E in queste ricerche mi sono imbattuto in Bitcoin, cosa che io non sapevo neanche che esistesse, e quindi ho iniziato a esplorare un po' questa cosa per vedere se potevo usarlo nell'ultimo cliente. E mi sono imbattuto in Bitcoin cercando, facendo una ricerca sul riciclaggio, perché in realtà Bitcoin, che è questa moneta virtuale, quindi una moneta elettronica che gira su internet senza avere dietro nessuna banca o nessuno Stato, in realtà Bitcoin è stata una moneta usata spesso e volentieri per riciclaggio. Perché uno dei motivi per cui è famoso Bitcoin, anche se questo non è completamente vero da un punto di vista tecnico, è che è una moneta che consentirebbe un anonimato assoluto su chi manda e chi riceve i soldi che si scambiano. E quindi ho iniziato a esplorare questo tema e man mano che mi informavo vedevo che il tema diventava sempre più ampio, insomma, perché non era solo una questione di riciclaggio, ma sempre nei temi, per restare nei temi di confine tra Bitcoin e il mondo illegale, ce n'erano tantissimi altri. Bitcoin è una moneta che fino a poco tempo fa circolava quasi soltanto in quello che si chiama il cosiddetto deep web, che vorrebbe dire letteralmente web profondo o web sommerso, che è quella parte di internet che resta al di sotto di quello che è toccabile e dai normali motori di ricerca. Quando noi facciamo una ricerca su internet con Google o con Yahoo o con qualsiasi strumento di quelli che conosciamo, questi stanno solo al di sopra, diciamo, di un certo livello di informazione. Vanno a cercare, usano degli algoritmi di ricerca che
che individuano soltanto delle informazioni codificate in un certo modo visibile. Però internet è molto più grande di quello che noi vediamo, anzi il traffico che si svolge nell'internet che noi non vediamo, in questo cosiddetto deep web, è molto ma molto più grande del traffico che si svolge in chiaro, per così dire. E quindi in questo sottofondo, in questo sottobosco invisibile, con il Bitcoin, approfittando anche dell'anonimità del Bitcoin, nei primi tempi di uso di questa moneta il Bitcoin era stato usato per smerciare qualsiasi cosa di illegale. C'erano stati traffici di armi, di droga, di prostituzione, addirittura di schiavi. C'era qualcuno all'inizio che aveva trasferito delle persone da usare in schiavitù. E questo era un aspetto, ma poi più studiavo l'argomento, più vedevo che in realtà questo tema non era solo un tema per criminali, ma era un tema veramente dirompente, perché l'idea che c'è dietro questa moneta è un'idea assolutamente non solo geniale, ma che potrebbe veramente anche cambiare il mondo. E quando ho capito che questo Bitcoin, che fino a poco tempo prima io non avevo neanche mai sentito nominare, era un tema così grande, ho iniziato a pensare che forse valeva la pena, non volevo sprecarlo per fare quello che nell'ultimo cliente sarebbe stato comunque un elemento di dettaglio, perché valeva la pena forse farci un libro apposta. E quindi infatti, appena ho finito di scrivere l'ultimo cliente, nel giro di un mese mi sono rimesso al computer e ho iniziato un nuovo libro che è Bitcloven. Una mente fervida, quindi una mente sempre al lavoro, cioè oltre al lavoro anche a livello di scrittura sempre attiva. Insomma, perché diciamo vedo che da come sto leggendo il libro, da come ho letto anche l'altro, devo dire che i tuoi personaggi sono talmente, cioè non fai fatica a creare un personaggio, no? Forse lo prendi da qualche punto di vista reale, da qualcuno che ti sta attorno, perché i tuoi personaggi sono molto molto reali, molto vivi, molto ti ringrazio. Facili da capire, cioè non hai bisogno di descriverli troppo. La differenza, ecco, tutti e due gli avvocati, in tutte e due le storie, tutti e due gli avvocati hanno un momento di crisi all'inizio, hanno questo momento di non dico di ansia, però di stato d'animo abbastanza critico in tutti e due i casi, quindi forse è una cosa che comune, sì. Che ripercuote forse anche il tuo vissuto, che ne so, qualcosa che hai superato ormai abbondantemente. E vedo che i tuoi personaggi però sono svariati, vari, cambiano, cioè, soprattutto sono anche multiraziali, multietnici, voglio dire, anche i tuoi romanzi sono ambientati in un'Europa molto allargata, no? Sì, questa è una cosa a cui io tengo particolarmente, perché penso che spesso e volentieri l'Italia, anche nei libri, diciamo, in qualche modo dia un'immagine di sé che la sminuisce, nel senso che se voi guardate la maggior parte dei libri che si producono in Italia, almeno per la parte dei gialli, raccontano sempre la stessa storia, che guarda caso è la storia quasi sempre di commissari piuttosto che di investigatori che lavorano in paesini piccoli, in paesini di provincia, spesso e volentieri al sud, dove si parla in dialetto. Insomma, questo è un po', diciamo, l'equivalente letterario dell'Italia che aveva l'immagine della chitarra e il mandolino, insomma, no? E questo a me, non, al di là di ogni giudizio estetico sulla scrittura, però a me è un po' da fastidio, perché l'Italia non è solo questo, soprattutto nella zona dove viviamo noi. L'Italia è un'Italia che si misura con pari dignità con tutto il resto del mondo, insomma. Facciamo dei lavori dove viaggiamo, ci confrontiamo con tutta Europa, poi ormai l'Unione Europea è un dato di fatto, insomma. E spesso e volentieri, almeno nel mio lavoro, io ho visto che gli italiani se la battono veramente a darmi pari, e volte sono anche meglio degli stranieri.
Quindi non, io volevo dare l'immagine di un'Italia, soprattutto di una Milano viva dentro il mondo, calata nel mondo attuale e che vive il mondo attuale da protagonista, insomma. Questo sì. Sì, ho trovato anch'io a livello paesaggistico, soprattutto sul secondo, cioè su Beat Global, le città sono, non è solo Italia naturalmente, anche nell'altro non sì, c'è solo l'Italia, però molto, le città sono ben descritte. Questo è, diciamo, il fatto è proprio una conseguenza di questo, cioè il mondo che descrivo io parte dall'Italia ma non resta confinato all'Italia, perché gli italiani di cui parlo io sono italiani che viaggiano, che trafficano, che hanno affari con il resto del mondo. Sì, sì, quello che ti volevo dire è che hai arricchito il tuo romanzo mettendoci anche vie reali, sì, locali reali, sì, 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 ponti reali, vie reali, cioè ci sono proprio piazze, sì, sì, c'è una descrizione ben precisa. Sì, sì. Tra l'altro un po' sono state tagliate in fase di editing, ma a me piace invece questo aspetto delle descrizioni. E in fin dei conti, se ci pensate, non so se qualcuno di voi ha letto i gialli di Stieg Larsson, piuttosto che tutti i gialli scandinavi che ci hanno invaso negli ultimi anni. Oh, gli scandinavi non si vergognano di descrivere ogni minima viuzza di Stoccolma piuttosto che di Oslo, e noi negli ultimi 10 anni non abbiamo fatto altro che sentirci sti nomi impronunciabili e ci siamo imbevuti di una geografia che non ci appartiene. Allora dicevo, beh, ridiamoci la nostra, insomma. In realtà sì, abbiamo fatto bene. Allora, il personaggio principale, parliamo prima della trama, dei personaggi. La trama è una trama non troppo complicata, praticamente gira attorno a questo tipo di nuovo mercato, che questo mercato virtuale dettato dalla moneta che è il Bitcoin, e tutto nasce da un'idea di c'è uno studio legale, uno studio associato che ha bisogno di monetizzare naturalmente. Questo studio importante, che è situato a Milano, collabora spesso con uno studio omologo, un po' simile, però diciamo molto fratello ma non consociato, che si trova a Londra. C'è uno dei primi protagonisti che si trovano nel libro, che è Greg Giuliani, che è uno dei pochi, no, l'unico penso che vada a Londra avanti e indietro a trattare affari eccetera, ed è da lui che nasce un progetto. Lui si occupa di investimenti e lui crea un progetto insieme a un amico e anche uomo d'affari importante, crea questo progetto di un fondo chiuso. Io adesso lo spiego un po' così a grandi linee, poi ci penserai tu a dare le motivazioni, perché questa è una delle parti più difficili del libro, cioè il libro è un po' tecnico, cioè da questo punto di vista bisogna avere un po' un'infarinatura filo finanziaria e borsistica. Cos'è un fondo chiuso, cos'è un fondo aperto, cioè bisogna entrare un po' in questi dettagli qua. Questo fondo, la sigla è SPAC, dopo lui dice in inglese perché lo parla molto bene che cosa sarebbe, e questa SPAC è questo prodotto creato da questa agenzia di Greg Giuliani, e deve cercare di farlo funzionare al meglio. In pratica cos'è una SPAC, Pietro? Allora, la SPAC è una nuova forma di fondo di investimento che funziona in questo modo. Chi vuole proporre l'investimento al pubblico, diciamo, crea una società che viene quotata in borsa, senza però che abbia dentro niente. Vengono offerte le azioni in borsa, come avete visto tante volte, non so, Moncler, Enel, fanno queste IPO, queste offerte di azioni in borsa, chiunque può andare in banca e comprare le azioni, solo che mentre quando fa una cosa del genere Enel o Moncler che sia, voi sapete che state dando dei soldi a una società che c'è dentro degli impianti, della gente che ci lavora, c'è tutta una struttura. La SPAC invece
uno mette i soldi in una società che non ha niente, è proprio una specie di scatola vuota in cui l'unica cosa che ci sarà alla fine dell'operazione saranno i soldi che ci hanno messo le stesse persone che hanno comprato le sue azioni. Perché fanno questo? Lo fanno perché si fidano delle persone che hanno fatto questa operazione che lancia la SPAC, perché queste persone sono normalmente dei manager di grande esperienza, conosciuti al pubblico, manager di successo che nella loro vita di solito hanno un curriculum di 10-20 anni di esperienza, magari tante volte hanno comprato delle aziende, pensate a Montezemolo o gente del genere, di solito, gente che ha comprato aziende in passato, le ha, diciamo, Montezemolo forse non è un esempio perfetto, assolutamente, non mi viene in mente nessun altro. Stavo dicendo che non abbiamo arrivato a 5 lire. No, ma non so, non so se vi ricordate ad esempio Pretty Woman, il personaggio che faceva Richard Gere. Richard, questo qui comprava le aziende, le ribaltava con un calzino, le rivendeva, magari le separava un po' e le rivendeva per guadagnarci. Allora, questo tipo di persone qui, che ha, se ha lavorato per 10-20 anni e ha avuto delle storie di successo, ha una certa credibilità per cui la gente si fida. E quindi gli dice, vabbè, io non so che cosa vorrei fare tu, mi fido di te. E mettono dentro i soldi in questa scatola qua. E questi soggetti, questi cosiddetti promotori, cosa gli dicono? Guarda, tu mettili qui, io non so ancora che cosa ci farò, ma nel giro di 2-3 anni massimo sono sicuro che trovo un'azienda che va bene da comprare, che è interessante perché può essere trasformata, migliorata e un domani rivenduta, e quindi un'azienda che può fare guadagnare parecchio, tipo l'Alitalia, tipo l'Alitalia, tutto perfetto. E dicono, quindi quando troverò sta roba qui la fondo con la SPAC, per cui la SPAC, che era, abbiamo detto, quotata, diventerà, non sarà più una scatola vuota, praticamente sarà la stessa cosa dell'azienda che ho comprato, e quindi tu poi potrai rivendere le azioni sul mercato come qualsiasi società quotata e guadagnerai tutto il valore che io ho creato. Poi a tutela tua ti dicono anche un'altra cosa. Quando io trovo l'azienda, non è che compro l'azienda che voglio e tu te la devi far andare bene per forza. Nel momento in cui ho individuato l'azienda da comprare, verrò a chiedere all'assemblea di questa SPAC se va bene o non va bene questa roba qui, e se poi ci sono delle maggioranze, ma insomma, per farla breve, se l'assemblea dice di no, lui l'operazione non la può fare. La cosa interessante è che se questa cosa qui ha un termine, ha una durata prefissata, cioè se nel giro dei 2-3 anni che gli hanno detto all'inizio non trovano niente che vada bene, oppure trovano qualcosa che l'assemblea gli boccia e non riescono a trovarne una che va bene fino alla fine, la cosa si smonta, cioè la SPAC si smonta e tutti i soldi che erano stati messi in questa specie di enorme salvadanaio vengono, si rompe il salvadanaio e si restituisce i soldi a chi glieli aveva messi. Per cui, diciamo, è una formula un po' più nuova di quelli che sono i soliti fondi di investimento, che è stata inventata in America verso la fine degli anni '80, che in America ha fatto delle operazioni di grande successo. E, niente, quindi nello studio di cui parlava prima Sarro, questo si intreccia con una storia che apre il libro, perché in questo studio in realtà ci sono delle acque un po' agitate, perché ci sono tanti soci, le cose non vanno benissimo anche a causa della crisi, e c'è soprattutto un socio che è un personaggio molto così presuntuoso, arrogante, eccetera, che vuole in qualche modo mettere la sua mano sullo studio e diventare il capo assoluto. Che guarda caso si chiama? Che guarda caso si chiama Lapo Montalcino. Questo Lapo Montalcino praticamente avrebbe la strada spianata, perché gli altri soci sono poca roba, tranne questo Greg Giuliani. Questo Greg Giuliani che in realtà era stato lui il motore dello studio fino a pochi anni prima, solo che si occupa di un ramo, che è quello delle acquisizioni, che dopo la crisi del 2007 è andato in crisi profonda anche lui, per cui lui negli ultimi 4-5 anni ha fatturato poco, ha prodotto poco per lo studio, e naturalmente Montalcino se ne sta approfittando per dire, vedi che tu non fai più niente, non porti a casa più niente, mangi pane a tradimento, e quindi lo sta mettendo alle corde.
L'unica speranza di Giuliani di riequilibrare la partita è di chiudere sta benedetta SPAC su cui sta lavorando da un anno. Solo che il tempo appunto sta stringendo, ormai il suo cliente si sta avvicinando alla scadenza di questi benedetti 2 anni che si era dato, e se le cose non riescono a chiudere il cerchio che abbiamo detto, l'operazione non si fa, e quindi Giuliani, pur avendo lavorato per 2 anni, rischia di non portare a casa neanche una lira di parcella, che sarebbe veramente la strada spianata per quell'altro. Quindi loro ricercano, fanno analisi di mercato di tutti i generi, sembra che ne abbiano trovato una, poi sì, quest'ultima, anche questa, gli sfuma, fino a quando si imbattono in una società strana che sta a Jersey, che è un'isoletta in mezzo alla Manica, che è diventata una specie di polo finanziario molto importante, e questa società appunto è una specie di nicchia di investimento in Bitcoin. Naturalmente gli italiani non sanno assolutamente che cosa sia il Bitcoin, come non lo sapevo io nel 2014. Il libro è ambientato tra la fine del 2013 e l'inizio del 2014, però questi inglesi vengono giù da Jersey e gli fanno uno spiegone che, che stordisce. Perché gli dicono, gli raccontano la rave e la fame, gli raccontano perché, per come, da dove nasce il Bitcoin, perché è importante il Bitcoin e perché soprattutto il Bitcoin ha tutte le caratteristiche per cambiare il mondo e per far diventare ricchissimi tutti quelli che ci lavorano dentro. E il cliente di Giuliani, che alla vista lunga, è furbo, vede, annusa il denaro, quando sente parlare di queste robe qui non capisce tutto, però capisce che qua dentro c'è da guadagnare una paccata di soldi, e quindi dice Giuliani: io questa roba qui la voglio a tutti i costi, dobbiamo chiudere. Quindi da lì inizia tutta una serie di trattative frenetiche di notte a Jersey, a Milano, a Londra, eccetera, ma alla fine trovano l'accordo e finiscono l'operazione appena in tempo, sì, però, prima che scadano. Non andiamo, cioè, ora non si dice basta, dopo non si dice più niente. Santo non ha detto fino a lì. No, fino a qui è tornati alla sopportare. Dopodiché, cioè, siccome dopo cambia marcia e ci sono tutti gli avvenimenti e tutti i contorni, dopo consiglierei di leggerlo. Ecco, non spaventatevi quando comincia a parlare di SPAC, di private equity, e di soprattutto di Bitcoin. Tutto lo spiegone è uno spiegone che secondo me va letto, e semmai va anche riletto, perché è molto bello, perché inizia proprio dalla preistoria, cioè quando i due uomini primitivi si scambiavano l'arco e le frecce e l'altro gli dava la lepre, no? Cioè da lì parte la spiegazione del Bitcoin, e quindi è una cosa, partendo dalla preistoria, c'è, come si chiama, il cliente di Greg, che si chiama della Rovere, sì. che comincia, allora è che dice: sì, ma qua stiamo perdendo tempo, cioè qua stiamo parlando di non dei nostri avi, qui stiamo parlando della preistoria, e quindi è lì che gli dice: tagliamo su e mogliamola questa cosa. Ecco, da lì in poi c'è tutta questa spiegazione che potrebbe essere anche un po' banalizzata, non saltatela perché è la parte più importante, cioè se non leggete quel pezzo, non so, se invece conoscete già Bitcoin magari potete anche saltarlo, che ne so, però non vi conviene perché... No, ma forse se uno non, è non ce la fa è una cosa... Allora, premesso che io ho cercato di rendere la spiegazione più semplice possibile, e che finora più o meno tutti mi hanno detto che insomma sì, in realtà si capisce. Sì. Forse dovevi spezzare. Ecco, questo è... Spezzare, su questo sì, guarda, ne abbiamo discusso tanto. Mm-hmm. Ne abbiamo discusso tanto proprio in quella fase di lavorazione del libro, che si chiama tecnicamente editing, che è quello che succede quando il libro è finito. Però è già programmata la stampa, l'uscita, la pubblicazione, eccetera. A quel punto lì l'editore ti affida a un editor, che è quello che ti dà dei consigli, non è che ti cambia le parole o che ti corregge, ma ti dà dei consigli più, diciamo, a vista dall'alto. Dall'alto più o meno, sì. Cioè ti consiglia appunto: taglia di qua, sminuisci di là, velocizza di qua, rallenta di qua, spezza, taglia, cuce, eccetera. Ora, quando è nato il libro, in realtà faccio vedere i grafici, questa parte qui
le frecce. Questa parte qui nasce, io l'avevo scritta divisa in 3 o 4 capitoletti con in mezzo un coffee break, e invece l'editore e l'editor, ma qua è intervenuto proprio il direttore editoriale, ha detto no, no, questa roba qui, anzi, bisogna accentuare ancora di più l'aspetto in qualche modo ipnotico di questa riunione qui. E quindi facciamo un capitolone unico, perché alla fine la gente deve sentirsi stordita, perché questo è come si sentono i protagonisti personaggi. E io, insomma, abbiamo litigato quasi, ma alla fine, tutto sommato, penso che sia stata una scelta giusta. Perché esattamente, perché è come se fossi, a questo punto ti trasformi tu stesso nel personaggio, sì, no? E in realtà poi quando arriverete al libro, alla fine del libro, lo capirete, non a caso ho parlato di ipnosi, no, perché è veramente una roba che gli ha fatto come un gioco di prestigio. Eh sì, non lo vuoi dire. Che è il tuo sonno? Non può dirlo, non si così, sa. Non si può dire così. Allora, di personaggi abbiamo parlato, la trama l'abbiamo detta tutta, un altro po' diciamo proprio il finale, per cui l'idea da come è nato questo libro l'hai detta? Mm. Che domanda ti devo fare? Perché io non avrei una domanda, però... No, una cosa che può essere interessante dire, se qualcuno non lo sa, è che veramente Bitcoin, da quando ho scritto il libro, nel mondo reale, ha fatto dei passi da gigante, cioè è diventato una cosa veramente dirompente. Per farvi un'idea di come è cresciuto il valore del Bitcoin, sempre a livello di dip, no, proprio scambiandolo a questo punto, cioè non, c'è una parte di Bitcoin, di galassia Bitcoin, che si agita ancora sotto nel deep web, ma il Bitcoin è diventato una cosa invece anche molto ufficiale, e quindi ci sono sul web tantissime borse scambio dove si possono comprare e vendere Bitcoin alla luce del sole, come in una qualsiasi borsa valori, quindi scambiando Bitcoin contro dollaro, Bitcoin contro euro, ricambiandoli, eccetera. E tutto quello che gira intorno a Bitcoin ha avuto una esplosione enorme, perché Bitcoin non è solo una moneta, ma dietro la moneta c'è una tecnologia molto particolare che può essere utilizzata per tantissimi altri scopi oltre la moneta, perché fondamentalmente è una tecnologia che consente di assicurare che qualsiasi passaggio di qualunque bene, che sia una moneta, una casa, una macchina, sia avvenuto tra le persone giuste, cioè tra chi poteva disporre di quel bene e chi effettivamente ne è proprietario adesso, ed ha una marcatura temporale assolutamente blindata, cioè si sa esattamente quando è avvenuto il passaggio, con un valore che vale per tutto il mondo. Quindi questo, ad esempio, pensate alle transazioni di borsa, è una cosa che consentirebbe veramente di rendere molto più efficienti i trasferimenti, anche di azioni, gli scambi. Tant'è che tutte le banche e le società finanziarie del mondo hanno iniziato, anche se magari non usano Bitcoin, però questa tecnologia stanno guardando tantissimo. Morale, tutto ciò ha fatto sì che il Bitcoin aumentasse di valore in modo assolutamente folle. Per darvi un'idea della follia, vi dico solo che chi avesse investito $100 in Bitcoin a maggio del 2010, la settimana scorsa avrebbe avuto più di 75 milioni di dollari. Questo è il tasso di crescita che questa avrebbe. Poi dopo un po' sceso, però esatto. Comunque adesso sarebbe io ancora... Io non ti conoscevo, però 100, esatto. 100 euro ce li avevo i tipi. Quindi che le chiede su questa ci stiamo mangiando le mani un po' tutti, ma per darvi un'idea di com'è esplosiva questa cosa qua. Terribile. Poi ho visto... l'esplosione non può avere un momento come tutte le speculazioni... Sicuramente c'è un aspetto di bolla.
E in effetti ho detto apposta la settimana scorsa, perché la settimana scorsa quotava $2,700 in Bitcoin, adesso è sceso perché un sacco di gente ha monetizzato tutti questi. Però comunque, pur essendo sceso, è rimasto a galleggiare tra i 2002 e 2003. Se pensate che solo un anno fa era 1000 scarsi, capite che ha fatto una crescita del 120-130% in un anno. Con Bitcoin cosa puoi fare? Puoi comprare praticamente qualsiasi cosa. In America ormai lo accettano tutti, cioè tutti, intendo tutti i supermercati, le catene di retail, basta tipo punti Walmart, sì. Linee aeree. Ma per dirvi un aneddoto, che giovedì scorso alla presentazione non sapevo ancora, quando siamo usciti dalla presentazione a Milano l'anteprima, ero a bere un aperitivo con degli amici e un amico mi ha detto: sai che l'altro ieri ho preso un taxi per andare da Milano centro, sì, non so dove, e il taxista alla fine gli ha chiesto se voleva pagare con Bitcoin. Cioè, i taxisti a Milano, ci sono già dei taxisti che hanno la macchinetta che accetta Bitcoin. Ma scusa, se un Bitcoin vale $2,700, ci sono anche dei... No, no, paghi in 0,00000 Bitcoin, sì, sì. Il mio amico ha detto: no, beh, non so, sì. E il taxista si è perso la possibilità di un guadagno di, sì, tipo $400-500 in un giorno, cioè con una corsa, ma... di, ecco, forse di più anche, non so. Però ecco, non è, non è più solo una cosa teorica, è una cosa che sta, in America è già esplosa, in Cina è già esplosa e sta arrivando anche in Italia. Pensate che quando ho scritto il libro avevo guardato anche già chi c'era a Milano, e ce n'erano già allora nel 2014, c'era anche un avvocato che si faceva, che accettava Bitcoin. Ah, andiamo in parcella. Che non era una cattiva idea. Quindi tu ci stai pensando, giustamente. Ormai è andata, ma dobbiamo inventarci qualcos'altro. Poi non c'è la possibilità che questo Bitcoin diventi, diciamo, illegale? Direi se di no. Se non ha un fondamento nell'economia come hanno tutte le altre. Direi di no, perché in realtà, sì, questo è un discorso che, cioè, ci porterebbe molto lontano. La moneta dovrebbe avere un corrispettivo, cioè non è che uno può continuare a stampare moneta. Però in realtà se ci pensi... Però, chi è l'autorità però che ci mette il Bitcoin? Allora, potrebbe essere anche il contrario in teoria. Allora, domanda che ha vari aspetti. L'autorità che emette Bitcoin non esiste, perché la caratteristica fondamentale di Bitcoin è proprio di essere una moneta che prescinde completamente dall'intervento di qualsiasi autorità centrale. I Bitcoin in realtà sono generati dalla stessa rete che usa Bitcoin. Questo è un po' difficile da spiegare in due parole, ma cerco di farlo. Vi dicevo prima che tutto il Bitcoin si basa su questa tecnologia che consente di convalidare i passaggi, di trasferimenti tra due persone. Nel caso specifico, trasferimenti di Bitcoin. Per convalidare un trasferimento nel sistema Bitcoin, bisogna in sostanza risolvere un'equazione matematica. E questa equazione matematica fanno a gara per risolverla gli stessi utenti della rete Bitcoin. Il primo che risolve l'equazione ottiene in ricompensa un nuovo Bitcoin, o meglio una nuova frazione di Bitcoin, attraverso un sistema automatico che è stato programmato praticamente in questo modo per rilasciare un Bitcoin agli inizi, adesso frazioni di Bitcoin perché tende a decrescere sempre di più la ricompensa, ma per rilasciare queste frazioni di Bitcoin al primo gruppo, perché ormai lavorano in gruppi, che risolve questa equazione. Questo è il primo aspetto tecnico importante di Bitcoin. L'altro aspetto tecnico fondamentale è che il sistema è stato programmato in modo tale, fin dall'inizio, anche in modo tale che il numero totale dei Bitcoin in circolazione, che verranno emessi attraverso questo sistema che vi ho detto, non potrà mai eccedere i 21 milioni di pezzi, 21 milioni di Bitcoin. Questo fa sì che, assumendo che
il Bitcoin inizia a essere utilizzato diciamo nei negozi, sì, dagli, che inizia a essere accettato in pagamento, come in effetti ha iniziato a essere accettato, fa sì che tecnicamente il prezzo di Bitcoin teoricamente non può che salire, perché se aumenta la domanda, ossia tutti i negozi che accettano Bitcoin sono sempre di più e l'offerta, ossia il numero di Bitcoin che può esistere, resta fisso, il valore del singolo Bitcoin non può che aumentare. E questa in realtà è una caratteristica fondamentale di diversità del Bitcoin da tutte le monete tradizionali, perché tu mi dicevi prima, ma non è che si può stampare moneta così, però in realtà questo è quello che hanno fatto durante la storia tutti gli stati che hanno avuto in mano le monete tradizionali. Cioè, noi guardiamo la storia della moneta dal momento in cui lo Stato praticamente ci ha messo le mani, perché non era nata con dietro uno Stato, la moneta era nata molto tempo prima che uno Stato intervenisse, ma se guardiamo la storia della moneta da quando è intervenuto lo Stato in poi, è storicamente provato che è stata una storia continua di svalutazione, quindi è stata un'inflazione continua, sempre di più moneta che valeva sempre di meno. Con Bitcoin teoricamente questo non dovrebbe succedere, quindi per tanti aspetti è una cosa che veramente potrebbe lasciare il segno. In teoria non ci potrebbe mai essere una bolla. In teoria non potrebbe mai esserci una bolla, però sì, è vero, però la bolla poi si autogenera, nel senso che se la crescita è così veloce e porta dei valori così, così alti in poco tempo, rischia di crearsi un effetto perverso in senso contrario, nel senso che se io oggi ho un Bitcoin, se Bitcoin nell'ultima settimana è cresciuto di $200 al giorno come ha fatto la settimana scorsa e io so che all'inizio della settimana il mio Bitcoin valeva 1.300 e al sabato vale 2.000, no, non lo vendo, o meglio non lo spendo, non vado più in un negozio. Lo vendi in borsa. E come quando? Però diventa una cosa puramente finanziaria. Ma che non corrisponde più al valore. Che e nessuno li usa più per comprare. Non li usano più. Li usano solo per mero guadagno. No? Ecco, però se nessuno usa più i Bitcoin per pagare, vuol dire che il sistema a un certo punto non gliene frega più, cioè non è più una moneta. E quindi a un certo punto crolla. Scusa, ma chi certifica che io ho il Bitcoin? Appunto, questo sistema. Chi lo riconosce? Chi convalida la transazione? Cioè, come faccio io a dimostrarti che ho un Bitcoin? Beh, ci sono dei. Allora, cioè, io vengo qua da lui e dico voglio comprare 50 volumi. Non è come. Ti ce l'ho mezzo Bitcoin. È sulla transazione. La verifica la fai non sulla proprietà istantanea, ma sul trasferimento. Cioè, la verifica viene fatta nel momento in cui un Bitcoin viene trasferito. Allora, la rete cosa fa? Tu dai un Bitcoin a me, no? La rete viene sottoposta alla verifica della rete questa transazione, ossia il passaggio del tuo Bitcoin da te a me. La rete, per verificare se è buona questa transazione, deve vedere se tu eri proprietario di quel Bitcoin. E quindi va a vedere da chi l'hai preso tu, da chi l'ha preso quello che l'ha dato a te e così via e così via. Praticamente ogni transazione, adesso banalizzo, ma più o meno il concetto è questo, la rete che usa i Bitcoin deve rifare l'intera cronistoria di tutti i passaggi di quella moneta fin dalla creazione della moneta. Ed è una cosa che in realtà poi viene semplificata, perché è quello che di fatto viene verificato soltanto l'ultima o solo l'ultimo blocco, perché i blocchi di transazioni precedenti si danno praticamente per acquisiti e si possono dare per acquisiti, perché altrimenti sì, ma non è solo un discorso così, è che c'è proprio un aspetto tecnico che consente di supporre senza possibilità di sbaglio che le precedenti fossero tra. Per cui ci si concentra soltanto sull'ultimo blocco, e per concentrarsi su quel, per verificare, per convalidare l'ultimo passaggio, bisogna risolvere quell'equazione che ti dicevo.
Poi dopo dove li metti è un altro discorso, ci sono degli strumenti apposta, delle applicazioni apposta che si chiamano wallet in gergo, che vuol dire portafoglio in inglese, e chiunque vada su internet se ne può scaricare una sul desktop piuttosto che sul telefonino e da lì iniziare a comprare bitcoin nelle borse. Il telefonino? Sì. Tra l'altro a volte molte iniziano col QR proprio, sì, tu sì, fai sì, la transazione col QR, sì. Vedo che hai provato. No, ci stiamo pensando, no, sto facendo la catena. So, anch'io ormai ho detto, vabbè, guarda, una volta mi fermo, però so magari adesso sono, sì. Però sai, quando ti dicono 100 dollari, 75 milioni, dici ma... L'altra cosa interessante è che un po' può far dubitare poi delle prospettive del Bitcoin, è che l'idea iniziale di Bitcoin è stata geniale ed era assolutamente sì, unica, ma da lì in poi Bitcoin nasce alla fine del 2008, inizio del 2009, da lì in poi in realtà ci sono stati un sacco di altri studiosi, matematici che hanno iniziato a lavorare, a raffinare, a creare delle alternative partendo da qualche concetto, da qualche intuizione che c'era in Bitcoin, ma migliorandola. Per cui adesso ce ne sono decine di queste cose qua, già veramente simile. Decine. Cioè, altre forme di moneta sì, che si ispirano a Bitcoin. Che a cui ci si riferisce normalmente in modo collettivo con il termine altcoins. Vuol dire alternative coins, monete alternative, però ce n'è un numero abbastanza inquietante. Quindi, ovviamente, allora lì il discorso è: qual è la prossima che fa il botto? Sì. Intanto che aspettiamo la prossima che faccia il botto, volevo farti una domanda specifica: chi è nella realtà? A chi ti sei ispirato? Per Julia Maxwell, che avevo promesso che adesso, se... ti dico solo le iniziali nell'orecchio. No, sì, mi sa che ti conviene. No, non si può dire, no, basta. Ah, una famosa pornostar che si chiama Jenna Jameson, che in realtà è ormai di qualche anno fa, ma insomma è stata una pornostar importante, diciamo. Quindi la pornostar è diventata donna d'affari, bene. Mi sembra un personaggio finto all'inizio. Abbastanza. Sono messo lì apposta per poi dopo sono ancora fermo alla riunione, però l'impressione che ho avuto quando è arrivato, cioè leggendomi, pensandomi nella scena, mi sembrava messa lì apposta per distrarre. Per distrarre. C'è anche questo dubbio, sì. E ma l'ha fatto apposta. Come c'è un piccolo dubbio, quando comincia la riunione, che arriva l'amante di o il compagno di quello che lo scambio lì, che lui dice c'è una telefonata anonima senza soggetto, senza nessuno, mi sembra un qualcosa che mi nasconde un qualcosa nella società come se ci sia una trama, qualcuno dietro che gioca fra doppio gioco, non lo so. No, sinceramente non ho presente la telefonata, però non c'è una pagina. E se c'era non avevo capito. Secondo me c'è già lì un preludio dentro lì. Allora, squadra che vince non si cambia. Ho visto che i capitoli li hai nominati come nello scorso romanzo, quindi giorno, data, ora. E via con Roma. Sì, non è una cosa, diciamo, non è che l'hai inventato tu, no. Però lo stai mantenendo come stile, cioè vedo che perché mi piace, perché mi piace, cioè io credo molto nell'importanza del ritmo in questo tipo di romanzi almeno. E quindi volevo dare il senso del ritmo, delle ore, dei minuti che passano, tant'è che non c'è neanche una, in realtà non c'è neanche una, come dire, una convenzione unitaria, nel senso che alcuni capitoli hanno solo l'ora di inizio, altri anche l'ora di fine, e questo accentua sempre di più il ritmo verso la fine del libro, dove gli intervalli, cioè il capitolo dura 5 minuti per dire. E io cerco, cioè
quando scrivo vorrei dare un ritmo quasi cinematografico, cioè vorrei avere veramente l'idea delle, dare l'idea a chi legge di un film che cambia scena da una successione di scene, insomma. E spero di esserci riuscito. Sì, ti ringraziamo tanto per essere venuto. Vi ricordo che troverete le copie qui da B-Book, da me, firmate e anche autografate, e anche con i vostri nomi, perché adesso attraverso Bitcoin riusciamo anche a ricordare a chi siete. Accetti i pagamenti in Bitcoin? Sì, sì, accetto i pagamenti in Bitcoin, sì, sì. Frazioni Bitcoin. Cioè, insomma, 18 euro per Bitcoin sono 0,00... Guarda, non so neanche fare il caso. Chiamiamo un matematico. La comunità, lei che ha studiato così tanto il fenomeno, ha comprato un Bitcoin? Eh no, purtroppo. No! Ma sono anche preso dei nomi in famiglia, ma... hanno ragione loro, se devo dire. 100 euro, 72... Cioè... Beh, magari neanche 100 euro, un po' più alto. Sì, no, sì, nessuno no, pretendeva di... Si giocava sì, tutto. Cioè... giocava tutto. È vero, è vero. Bene, bene. Grazie a tutti, grazie. Grazie a tutti. Ciao.